di andare. Sì. Gianluca Busilacchi è ricercatore universitario su queste tematiche della povertà e consigliere regionale. Cerchiamo di capire che cosa possono fare le regioni a statuto ordinario, come le Marche, la sua regione o altre regioni, per affrontare il nodo cruciale della lotta alla povertà. Ma innanzitutto io credo che debbano fare pressing sul governo. Io ho molto apprezzato ad esempio il documento della conferenza dei presidenti delle regioni di un paio di mesi fa, in cui le regioni ricordano che questo è un tema che dovrebbe essere affrontato dallo Stato, quindi a livello nazionale, dal governo, sul piano del trasferimento monetario. Quello che le regioni dovrebbero fare sarebbe soprattutto occuparsi dei progetti di inserimento, quindi di come modulare i vari contratti di inserimento che accompagnano il trasferimento monetario. Questo è quello che dovrebbe essere. Nella assenza però, ahimè, di una vera politica universalistica di contrasto alla povertà, alcune regioni ci stanno provando a svolgere una funzione di supplenza. Quelle che ci riescono un po' meglio sono le regioni più ricche, quelle a statuto speciale, e in effetti nel Trentino Alto Adige, nel Friuli ci sono due esperienze abbastanza consolidate. Altre regioni stanno tentando di partire, come la Puglia. Io sono anche curioso di capire se partiranno con una sperimentazione limitata ad alcuni oppure no, però è molto positivo che anche dibattiti come questo, molto ben organizzato dalla Regione Toscana, servano anche a noi per un confronto, per un'analisi comparativa e per misurarci. Le regioni del centro Italia possono, visto che c'è in atto un percorso di avvicinamento, possono far fronte comune anche su questi temi? Guardi, questa è un'idea molto suggestiva, l'idea che l'Italia di mezzo, in cui io credo molto, devo dire, come consigliere regionale, possa partire da un tema così urgente, così importante, così sentito dai cittadini, e possa magari, se partiranno dei confronti anche istituzionali, dei consigli regionali, delle giunte, provare a misurarsi su una politica condivisa su questo strumento, mi pare un'idea nuova, suggestiva, interessante da sperimentare, che evidentemente discuteremo con il Presidente Rossi. Bene.